Il centro-destra di Crotone si è riunito tutto intanto perché chi non sta partecipando, diciamo, a queste riunioni, a questa conferenza stampa, devo dire che ha condiviso serenamente quello che è il percorso nuovo che il centro-destra di Crotone vuole fare. Quindi il centro-destra è tutto riunito, hanno condiviso il documento, ci sono solo dei problemi a livello nazionale, quindi c'è un po' di riservatezza da questo punto di vista, però per il resto, trattandosi di un contesto locale, tutti quanti, gli esponenti anche degli altri partiti, hanno condiviso il documento e sono pronti a collaborare con tutti gli elementi del centrodestra per iniziare questo nuovo corso. Quali sono gli obiettivi che vi siete dati? Ma gli obiettivi sono quelli innanzitutto di ridare dignità al territorio, perché comunque un territorio politicamente devastato, questo è anche il risultato delle ultime elezioni regionali. Ci sono delle situazioni particolari aggravate da quello che è stato quella che è la pandemia in corso e purtroppo questi altri nuovi fatti tragici che stanno avvenendo nel mondo. E da noi i problemi già c'erano. Ci sono stati, però in questo momento sono tutti più amplificati da queste nuove situazioni. Quindi noi ci proponiamo di cercare di dare un contributo fattivo facendo politica, quella politica sana, cercando di ridare dignità e visibilità al territorio e questo non si può fare se non riunendo sinergicamente tutte le forze sul territorio. Quali sono le tematiche di cui parlerete? È una conferenza stampa nella quale noi presentiamo i contenuti e gli obiettivi che abbiamo posto a base di un documento che, fra l'altro, è stato diffuso nei giorni scorsi agli organi di informazione. Intanto è inedito il fatto che le forze politiche del territorio decidano di stare insieme, di riunirsi e di parlare del lavoro che bisogna mettere in campo per aiutare e servire Crotone e lo facciano non come avviene sempre e troppo spesso a ridosso delle competizioni elettorali.